Per questo l'Apostolo ha detto che l'eretico si è condannato da solo perché ha scelto per sé un motivo di condanna. A noi, al contrario, non è permesso di introdurre niente di nostro arbitrio e neppure di scegliere quello che un altro ha introdotto di suo arbitrio. Noi abbiamo come garanti gli Apostoli del Signore, neppure i quali scelsero di proprio arbitrio qualche dottrina da introdurre, ma distribuirono scrupolosamente ai gentili quella disciplina che avevano ricevuto da Cristo.